Buongiorno ragazzi, eccoci di nuovo qua in un altro video, altro rimorchio. Oggi siamo col frigo, abbiamo un bel frigo che probabilmente per oggi smettiamo già di usare, perché cioè abbiamo già smesso di usarlo, perché ho fatto una consegna qui a Dese, al mercato, un mercato qui a Dese, che serviva il frigo perché era cioccolata e adesso fa caldo in questo periodo qua, quindi serve. E il resto, quelli programmati, poi mi hanno chiamato che c'è da fare adesso mentre scaricavo qua, mi hanno chiamato dall'ufficio che devo fare un altro ritiro a Mestrino, ma non so ancora che roba è. Per il resto qua ho un ritiro a Cinto Cao Maggiore, che deve essere subito sopra Porto Gruaro, proprio lì vicino. Deve essere roba di pasta. E poi devo ritirare Bassano del Grappa, quindi niente di frigo. Ora non so se questo a Mestrino cosa sarà, vediamo. Come al solito io ho cominciato a fare il video un po' dopo, non al mattino, perché sinceramente non me ne vale 4 mettermi lì a cominciare a registrare. Poi non... adesso è cominciata già la mattinata, manca 20 alle 11, ci hanno fatto aspettare parecchio lì su questa piattaforma logistica qui, come le chiamano, e niente, per 5 bancali, non è che avessimo, però è così, arrivi, ti metti lì e poi chiamano in ordine, e niente, adesso qua sto sistema, abbandono corsia, sempre la solita, che adesso abbiamo fatto progressi, l'ABS, a parte che forse ve l'avevo già detto nell'ultimo video, penultimo, ora non mi ricordo. Qui c'è il parcheggio Roncade, come ci sono fermato una volta che ne venivo da Udine a dormire, proprio all'inizio, subito nella corsia, che neanche sei dentro, che era tardi, erano tipo già le 9, ho detto prima di infilarmi dentro c'era posto lì, appena entri sulla destra mi sono fermato lì. Questo è abbastanza grande, però non si sa mai. E niente, dai ragazzi, adesso andiamo su. Anche qui i ritiri sono poca roba. Qui a Cinto Cao Maggiore sono 6 bancali, 376 kg lordi, 376, non so, sarà l'uno, perché 6 bancali lo pesa solo il bancale, tra un po'. E Bassano del Grappa sono 3 pallet più un pallet a 30 kg. E di là dovrebbero essere comunque sempre tanti così, non è che facciamo chissà che roba. Noi col frigo, quindi roba di banca roba di bancali, scusate, non facciamo tutto sto lavoro. Infatti probabilmente questo viaggio l'abbiamo fatto col frigo, appunto perché per la ditta che ci dà questa cioccolata qua gli facciamo i viaggi e c'era da farlo, quindi abbiamo cercato di per un bilico per 5 bancali, però se non se ne può fare da meno, non se ne può fare da meno. Niente, adesso teniamo Trieste, andiamo su, qua dice 40 km e poi vediamo, tanto tutto in un giorno non si riesce a fare di nuovo, servono due. Se fosse stato andare e tornare da Dese, sì, perché si riesce, ci vuole 4 ore e un quarto. Stamattina ci ho messo 4 e un quarto, 4 e 20. C'era un po' di lavori sulla 21, adesso sulla Torino-Brescia. C'è i cantieri, poi di qua c'era un po' di casino sulla 4. E ci ho messo un po' di più. Poi non è che ci perdi tutto sto granché. Se ci metti poco, ci metti 4 qualcosa, meno di 4 non ci metti. Però adesso vai su ancora, che erano appunto 50 km, 48 km. Vai su, torna indietro e se fosse diretto te la giochi. Ma poi devi andare a Bassano del Grappa, devi andare giù a... come si chiama? È rimasto senza gasolio, un corriere che è rimasto senza gasolio, c'era l'altro corriere che gli faceva gasolio, e devi andare giù a Mestrino, che è lì
poco, ma non si fa. Vediamo dove arriviamo e tanto ci aggiorniamo dopo, dai. Bene ragazzi, ritirato anche questi 6 bancali, alla fine erano scatole vuote. Quindi scatole con dentro altre scatole, presuppongo, roba del genere, perché alla fine si era leggero. E niente, adesso andiamo su, che non so sinceramente, non ho idea di cosa sia meglio, anche perché per di qua le strade, ci sono venuto una volta da queste zone qua, quindi non lo so se è meglio prima Bassano del Grappa o prima Mestrina. Probabilmente a vederlo così Bassano del Grappa. Ho messo il navigatore, lui mi faceva fare autostrada, passare da Padova e andare su. Adesso ho guardato se c'era qualche stradina statale in mezzo, qualcosa di non eccessivo ma fattibile. Questo si è infilato ora, ci passiamo precisi, per evitare di fare tutto il giro, ma sì, me l'ha trovata senza ma. Adesso vediamo di andare là, che come vi ho detto non so se sarebbe stato, se questa strada com'è, come non è, per cui non lo so, perché sono venuto su di qua mi sembra una volta sola, sono andato a Maiano, non mi ricordo neanche più, e poi avevo fatto della statale per andare non mi ricordo più dove, perché figurati con la mia memoria se mi ricordo, ma era anche bella se per quello, per cui così poi, a parte che non ho ancora gli indirizzi, ma aveva detto che me li mandava, almeno poi Padova e ce ne andiamo, non dobbiamo più star venire su e tornare giù di nuovo. Non so, mi sembra un po' più comodo, non so se poi è effettivamente più comodo o meno, perché se facevo la strada che mi dava il navigatore passando da autostrada, mi conveniva passare di fare prima Mestrina. Ma va bene, piano le rotonde, che non prendo il carico perché non ci abbiamo, sono scatole vuote, figurati, ma per la telecamera ho paura che mi cada. Comunque 20 a mezzogiorno, sono 27 gradi e mezzo, quindi è un po' soffoco questo tempo qua, dobbiamo dirlo che lo è, però non c'è il sole che picchia perlomeno. Quanto è stabile sta cosa? Non tanto. Ok. Bon, intanto adesso prendiamo l'autostrada e poi queste stradine qua, vediamo, dovrebbero essere da 230, 145 km. 145 km. Gaspardo Maschio, qua a destra. Non so se si sarà vista. Polizia fermato qua. Prima quando sono uscito io non c'era il casello, polizia. È arrivata dopo. Questo va di qua, questo va di là, andiamo anche noi di qua, dai. Tanto sono tutti uguali, capisco. Anche di là c'è quello per il biglietto. Questa cos'è, la macchina dell'autostrada, sì. Va bene, dai ragazzi, io faccio un po' di strada e ci vediamo dopo, dai. Ok ragazzi, piccolo aggiornamento, qua stiamo andando un po', ora c'è anche da stare un attimo attenti che qua frena, e niente, ho guardato perché passiamo ancora un po', non mi tornava tanto, mi sembrava tanti quanto avevo detto chilometri, 240 quanti erano effettivamente, poi ho fatto un errore. Generalmente cosa faccio io? Guardo sul telefono il posto da andare su Google Maps, guardo su Google Maps dove devo andare, poi quindi metto anche il nome della ditta così mi fa vedere direttamente com'è, poi in base a quello lo cerco sul navigatore e poi dal navigatore
qua sembra che vuole anche piovere, comincia a piovigginare un po'. Dal navigatore vado poi, cioè guardo bene che coincidano le due mappe, e tante volte quella del TomTom ti dà anche il percorso all'interno della ditta, cioè se per esempio lo metti per andare dentro una ditta grande e ti fa vedere le strade all'interno, che può essere comodo o non comodo. Delle volte magari se sei dentro qualche stabilimento grande non sai uscire, ti ci porta, o anche per esempio dentro, magari dentro al porto ti ci porta anche Google Maps. Però appunto faccio così. Stavolta ero qua, ero lì, avevo finito di scaricare, ero un po' in mezzo ai piedi, ho voluto provare, l'ho già usato una volta, ma non è sto granché, e questa volta mi ha fregato, a fare il comando vocale, a dirgli indirizzo, solo che l'indirizzo, invece che capire Bassano del Grappa via Monteberico, ha capito via Montegrappa e quindi mi portava su chissà dove. Infatti poi l'ho visto, ho visto tutte le strade così, ho detto no aspetta, ferma, poi non è Bassano del Grappa, è in cima, e quindi l'ho aggiustato un po' il tiro. Adesso segna 195 km, qualche chilometro l'abbiamo fatto, ci siamo. Così ho guardato anche dov'è una distilleria, un affarino piccolo, a vederlo così, che dobbiamo tirare su tre bancali, non me lo ricordo già più, tre pallet più uno da 35 kg, che quindi sono quattro, non so perché sono specificati tre pallet più un pallet 35 kg, vabbè. Niente, sì, qui bagna il vetro giusto per rompere un po', che avevo anche lavato il camion, tiro il nero. Non è che ho avuto una grande idea a lavarlo, perché ha preso acqua. Lunedì l'ho usato e me lo sono usato pulito. Martedì, che peraltro era ieri, per voi che vedete il video no, perché oggi è domenica, buona domenica, per quando l'ho registrato era ieri, l'ho usato ieri, che al mattino ho usato la motrice, l'ho usato al pomeriggio. Il pomeriggio si è preso un po' d'acqua, poi l'ho usato per fare, dato che il viaggio, tra virgolette, ho fatto tutti i locali, il viaggio più lungo, sono andato a Genova, sono andato a scaricare al Porto Antico con la motrice, e poi ho dovuto scaricare un rimorchio per un mio collega che si era presumibilmente dimenticato di scaricare, ma proprio di fronte alla ditta nostra che si vede, quindi neanche un chilometro, però nel nostro piazzale pieno di polvere, quindi poi è piovuto, c'era fango, lasciamo perdere. Poi sono dovuto andare a caricare il rimorchio per un mio collega, anche lì 15 km, ma neanche 10 km, giusto perché devi prendere l'autostrada e fare il giro dell'Oca. Quindi a fare tutti questi giretti qua, pioggia, un po' piove, un po' no, un po' piove. Poi alla fine della sera è piovuto un pochettino di più. È in delle belle condizioni adesso. Più che altro l'importante, perché l'avevo lavato, perché c'avevo, il camion non era tanto sporco, è che i vetri, davvero, stando lì dove li teniamo noi dal nostro piazzale, è veramente un casino. C'hai un sacco di polvere e quando piove diventa fango, quindi non va bene l'estate né l'inverno. Il brutto è che adesso è un periodo che da me tira tanto vento, fa due gocce, ma anche se non fa due gocce si ferma tutta la polvere sui vetri. La sera, la mattina, quando prendi il camion, il weekend o quando è, e quindi se poi c'è quest'acqua e se c'è il camion leggermente bagnato e vola, lascia perdere, non ne parliamo perché viene macello. Però è così, e davvero, cioè, per lavare solo i vetri l'ho lavato tutto. Non è che viene sto granché, perché i cerchi sono come sono. Se sono stati maltrattati in qualche modo, lavati con qualche acido o qualcosa, ma non vengono bene. A parte che questo è noleggio, tra due mesi, tre mesi se ne dovrebbe andare, e quindi non è che mi cambi tanto la vita. Però, e poi c'ha le plastiche, anche questo, c'ha dei fascioni qua, la parte qua sotto di plastica, che non so cosa gli hanno fatto, è tutta sembra tutta cotta, ma non cotta di sole solo, non lo so. Vabbè, adesso dai, ci facciamo questi 90 km e ci vediamo là, dai. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati, adesso vi abbiamo
abbiamo Bassano Est qui del Grappa. Bassano del Grappa Est. Da prestare un attimino attenzione che siamo vuoti essenzialmente, perché peso non ne abbiamo. E facendo queste gocce qua rende l'asfalto abbastanza scivoloso. Quando è un po' che non piove, poi piove, sappiamo che è così. E essendo così leggeri non è il massimo. Ma va bene. Poi nel cemento qua andiamo pianino. Se non si apre la sbarra, meno no. Tra 400 metri andate a destra alla rotonda, prima uscita. Questo magari lo mettiamo al muto. E ora cerchiamo dove dobbiamo andare. Dovrebbe essere qua vicino, da 2 km, 3 tutte le direzioni. 21 gradi fa. Niente male, eh. Allora, oggi che sono col frigo può piovere quanto vuole. Se fossi col centinato mi dispiacerebbe un po'. Caricassi solo bancali, no, ma dovessi aprire di lato, diciamo. Ma così col frigo non mi viene neanche in mente. Vedete, c'è tutta questa schiumetta bianca che la rende bella scivolosa la strada. Di qua a Trento saremmo dovuti anche andare a fare un ritiro a Rovereto, ma anche lì due bancali forse o poco più. Ma poi è passato un mio collega che rientrava da Vipiteno, quel viaggio che abbiamo fatto dei Gatti delle Nevi, che c'è anche il video. L'ho anche incrociato stamattina, zona Piacenza, e l'ha fatto lui. Quindi noi niente. Non si capisce se vuole piovere, se non vuole piovere, un po' piove, un po' no, un po' viene forte, un po' piano. Enorme. Ok. Oh, guarda che bello. Quando te le segnano così già cominci bene. Invece quando devi star lì a tribolare, a cercarli, a fare, non fare. Allora, distilleria. Beh, penso di sì. Questo citofono un po' qua, sentiamo qua. Ok ragazzi, rieccoci, abbiamo caricato, alla fine via, si poteva fare meglio, però ce la siamo arrangiata, siamo riusciti a caricare. Adesso sono riuscito ad avere l'indirizzo dove devo andare e niente, andiamo lì, dovrebbero essere tre bancali e poi vediamo dove riusciamo a arrivare, che domattina abbiamo appuntamento alle 7 ad Alessandria con un collega. Dobbiamo scambiarci il rimorchio e niente, io devo ricaricare poi, da come mi ha detto, ad Alessandria, per un paese, ora non mi ricordo più dove, provincia di Cuneo, quindi vediamo. Carasco, per Carasco, mi ha detto che ci scambiamo, io gli do il frigo, lui mi dà un centinato e andiamo e vado a Carasco, quindi vediamo.
andare giù. Siamo quasi arrivati, tra l'altro. Perché ore di guida, sono 7.30 adesso. 7.30 adesso, perché l'impegno, se qui per tre bancali spero non ci sia il finimondo, che vada tutto bene, anche meglio di come è andato qua passando il grappa, sinceramente. E se va tutto bene, l'impegno non mi importa, perché ce n'ho, finisco prima la guida. Quindi niente, dai. Adesso vediamo di caricare qua e poi ci aggiorniamo dopo, facciamo un po' tutti i calcoli, mettiamoci dietro a questo qua che non ce la rischiamo a sorpassarlo, che poi passiamo l'uscita. Vabbè, dai, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, tutto a posto, abbiamo caricato, ora se non esce più niente siamo in direzione più o meno casa. Cioè, direzione casa, poi ci fermeremo un po' prima. Niente, questi qui alla fine tre bancali, semplice, caricati un po' strampamente, perché ha lasciato mezzo camion in mezzo alla strada, ma una strada in una zona industriale non dava neanche fastidio. Avevano un magazzinetto. E niente, adesso manca 5 alle 4. Dobbiamo fermarci a farla mezz'ora, purtroppo, perché non sono più riuscito a farla. Tocca farla perché ho 20 minuti di guida. E niente, adesso ci fermiamo, così poi possiamo andare per un'altra ora e 40. Adesso non ci fermeremo, magari sarà un'ora e mezza. Anche perché l'area di servizio prima era chiusa, per i camion non potevi andare, quindi ci tocca farla in questa. Va bene lo stesso, tanto qui o là non ci cambia niente. Però adesso poi sentirò quel mio collega, ma stasera, anche più tardi, parlo che non è più tanto presto, per dirgli dove ci troviamo domani e via. Io gli lascio questo, mi prendo il suo, che se non ho capito male è vuoto, lo devo caricare e andare in consegna poi. Ok ragazzi, eccoci qua. Alla fine siamo fermi a Pontevico, nello stesso posto dove ci eravamo fermati l'altra volta, quando avevamo fatto il video, quello là dei gatti delle nevi, per chi se lo ricorda. Siamo fermi qua nello stesso posto. Niente, sono le 8. Ho acceso su il clima da fermo, perché c'è già da morire, c'è ancora 32 gradi qua. E niente, adesso domattina poi è cambiata ancora la situazione, dobbiamo andare in ditta, andiamo a Capannone, dobbiamo tirare giù due dei tre ritiri che ho fatto, perché vanno da un'altra parte, e poi questo se lo prende il mio collega. Io vado col trattore a agganciarmi un altro rimorchio che in ditta lo stanno caricando in una ditta, già adesso ce l'ho portato stasera. Domattina dovrebbe essere pronto e poi andiamo su a Cherasco e poi si vedrà. E tanto ho già fatto tutto, adesso c'è da mettersi qui a dormire, che domattina ci penseremo cosa fare. Va bene dai ragazzi, per questa giornata si può chiudere qua. Adesso farò magari anche la seconda parte domani, quindi però lo vedrete voi la prossima settimana. Ci vediamo nella seconda parte domenica prossima.